Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica e a grande richiesta, come venerdì mi è stato sollecitato, oggi useremo il mio Executive Vintage Gillette, eccolo qua, uno dei top gamma della Gillette anni 60, proprio questo modello in particolare, vedete la scatola che si apre, è un modello del 60, primo trimestre del 60, 1960. Executive che non è altro che un fat boy, ma placcato oro. Placcato oro, eccolo qua. Non dorato, ma placcato oro. Un rasoio, diciamo, che all'epoca usavano i grandi imprenditori, i grandi manager, insomma. Un rasoio d'élite dell'epoca. Allora, io lo regolerei a 3. Non so se si vede. E non mette a fuoco questo. Comunque, a 3. E come lo armiamo? Lo armiamo con delle efficacissime triti platinum, anche se la barba è di un giorno. Vediamo come si comporta il nostro executive con le triti platinum. Quindi scartiamo la triti platinum, doppio incartamento, eccolo qua. Lo mettiamo nel rasoio, a posto, armato il nostro Executive 1960 placcato oro. Lo sciacquiamo un attimo, tanto facciamo venire l'acqua calda. Come sapone, come vi avevo annunciato, perché bisognerà pur finirli questi saponi, che ormai sono anni che... Ma non perché non vadano bene, perché ne ho tanti, quindi... Sandalo indiano, poi inizia a far freddo, quindi sandalo va benissimo. Il saponificio Bignoli di Novara, quindi anche gioco in casa in Piemonte. Sandalo indiano, veramente molto... Non ha perso nulla, vedete, sono anni, questo qua ha 2 anni e mezzo, credo. Eccolo qua. Pennello, riproviamo il sintetico di Riva fatto per rasatura tradizionale toscana. Eccolo qua. Manico in radica e metà polimero. E questo ciuffo che in molti paragonano a quello del Simpson Trafalgar. Io non ho mai provato Simpson, quindi non lo so, però guardate com'è folto. Gli stessi amici di Rasatura Tradizionale Toscana sostengono che sia un pennello che mangia molta acqua, vedremo se questo è vero. Tanto l'acqua la facciamo scorrere per bagnarci il viso e per bagnare il pennello e prelevare poi il sapone. Allora, viso bagnato. Il pennello anche, che nel sintetico non necessita di un ammollo, eccolo qua. Andiamo a prelevare direttamente dalla confezione il nostro sandalo indiano. Sandalo è un tipico tipica profumazione invernale, non estiva. Per stagioni diciamo più fredde, però in realtà io lo uso anche in giro d'estate. Devo dire che credo poco a questi dogmatismi stagionali, chiamiamoli così. Guardate quanto ne ha prelevato. È molto, eh. Ne ha prelevato molto. Allora, richiudiamo la confezione. E andiamo a montare nella ciotola di Rocco Contini Limited Edition, eccola qua. La faccio solo vedere perché è un capolavoro. Guardate la trama del disegno. Quindi un pelo d'acqua, iniziamo a montare questa crema che è facilissima.
un pelo d'acqua per dare alla crema la sua giusta spinta. Vedete che subito il pennello va a fare il suo lavoro, col sintetico si può anche andare giù di mano pesante. Montaggio che oggi non facciamo troppo bagnato. Guardate quanta ne viene. Perfetto. Iniziamo a montare. Profumo intenso di sandalo, vignoli. Il pennello si apre molto bene. Ecco fatto. La cinta di montaggio estrema questo vignoli. E adesso utilizziamo il nostro Gillette Executive del 60. Quindi questo rasoio ha esattamente 60 anni. Non è neanche ancora un anziano. È un giovanotto. Sono in silenzio per sentire il rumore della lama sulle pelle, che chiaramente è quasi inesistente, ma taglia veramente bene, poi con questi trit. Regolata 3, quindi delicato, barba di un giorno d'altronde. Ecco qua. Direi che il pelo può dirsi andato. Prima di mettere l'acqua a scorrere per sciacquare il viso, mi pulisco già un po', così almeno però mi voglio. Bagniamo il viso e andiamo con la seconda passata. Pennello molto efficace, eh?
Guardate come si apre bene, guardate. Io non lo trovo inferiore, ad esempio, a un Omega Evo. Ma magari sono io che pure è un ottimo pennello, eh. Lo vedete anche voi come si apre con estrema delicatezza, ma con una spina dorsale che ricorda i tassi Tubend, ad esempio, o i Gel Tip. Bene, montaggio è fatto. Iniziamo con la seconda passata, che è un po' un contropelo obliquo, diciamo così, come il mio solito. A questo punto la lama scorre e qua facciamo vedere il movimento, ma è uno scherzo, non fatelo ovviamente. È una sterzata. Il contromano che provoca dei bei tagli, ma ridendo l'altro giorno si è parlato anche di questo, come nel rally, no? Si dice così. No, è un movimento che ho sperimentato, ma penso che non sia niente di che, cioè, nei punti in cui la barba non ha una direzione univoca di crescita può servire a fare, diciamo, piazza pulita. Ecco qua. Definiamo bene. Ecco fatto. E siamo a posto. Allora, acquata, acqua fredda. Tamponata con il asciugamano. E poi, pulizia. Ci mettiamo il nostro Thayer's Natural Remedies del 1847, Witch Hazel Facial Toner. Eccolo qua. Una aloe vera, questo è quello che adesso sto usando di più, che aiuta a stemperare eventuali, in questo caso non ce ne sono, irritazioni post rasatura. In questo caso non ce ne sono, ma lo mettiamo da posto. Vediamo un attimo gli arnesi.
mentre aspettiamo che asciughi il toner with hazel, facciamo un po' di commenti. Allora, qui andiamo sul sicuro con Bignoli, perché è una crema di grande qualità, perché è una crema proprio, non è una pasta di sapone. Una crema di grande qualità, vedete come si è subito sciolta, diciamo, con un pennello umido. Molta protezione, facilità di montaggio, crema artigianale, credo, insomma, quindi anche una eccellenza italiana. A chi piacciono, diciamo, le consistenze più morbide, devo dire che Bignoli dice la sua, con anche un profumo molto marcato, che fa piacere sentirlo sul viso, specialmente quando, eccolo qua, Bignoli, col gallo. Eccolo qua. Perché è di Galliate, provincia di Novara. Poi, abbiamo detto il pennello. Il pennello sarà anche molto, come dire, un grande bevitore, ecco, ma in realtà, come avete visto, mi ha fatto un servizio eccellente, già lavato, già pulito, manico elegante in radica, prendendo della rasatura tradizionale toscana, prodotto da Riva. Io lo trovo uno dei migliori sintetici che io ho, poi ce ne saranno anche di meglio, non discuto, ma trovo un ottimo prodotto. Lo comprai sulla fiducia, diciamo, perché mi interessava avere un pennello sintetico col ciuffo più grande del manico, no? Quasi, cioè, nel senso che magari questo qua va anche bene per il montaggio in viso. Però devo dire che anche in ciotola avete visto come ha fatto da booster, come ha montato la crema clamorosamente. Non era difficile da montare la crema, però magari lo proveremo su un sapone duro. Proviamo. Comunque, promossa. E poi arriviamo al protagonista, forse, della natura. Eccolo qua, Executive. Come li facevano una volta, forse non li fanno più. Cioè, questo è un rasoio che veramente ha una dolcezza, un'efficacia, una semplicità d'utilizzo, insomma, che non ha, secondo me, non si discute, insomma. Togliamo la nostra Treat, che ha fatto un ottimo lavoro, perché comunque regolato a 3, molto basso, con una lama efficace, no? Questo compromesso, però effettivamente adesso io con religiosa attenzione lo asciugo, e devo dire che anche perché questo rasoio da usare veramente con il centesimato, diciamo, perché non si può pensare di usarlo tutti i giorni, anche perché già solo la doratura, che oro vero, insomma, oro non è una doratura finta, perché all'epoca questi rasoi qua, top gamma, li facevano effettivamente dorati, veramente, anche adesso, in alcuni casi. Però non voglio che si rovini, quindi chiaramente lo uso ogni morte di papa, quello me lo chiedete voi. Però è perfetto, veramente perfetto, un gioiello questo. Ma ha lo stesso meccanismo del Fat Boy, ed erano rasoi veramente fatti bene, bene, bene. Non si discutono. Infatti, a chi... non questo, ovviamente, che è difficile da trovare, costa anche un botto, ma a chi mi consiglia certi rasoi magari per iniziare, io delle volte dico: ma se non ti fa se non ti dà fastidio l'idea, perché alcuni l'idea dell'usato, del vintage, no? Io consiglio, ad esempio, per dire, un rasoio come il Gillette Milord, che magari useremo nelle prossime rasature, che ha un prezzo ancora accessibile ed è eccezionale, cioè, per citarne uno, ma tutti i rasoi di quell'epoca sono, guardate che roba, guardate che splendore. Sono eccezionali. Quindi l'asciugatura deve essere fatta molto con attenzione, fatta molto bene, evitare ogni tipo di rischio per il nostro rasoio, che effettivamente, secondo me, non è mai stato quasi usato, perché io l'ho trovato sostanzialmente intonso,
Questo tra l'altro è una versione che era venuta in Argentina, perché anche le istruzioni sono, poi tanto le ho conservate, sono in spagnolo, in Argentina diciamo, spagnolo. E quindi questo modello qua era stato venduto in Argentina. Eccolo, guarda che scatola con i, quella sono una specie di stelle della Gillette, guardate che design anche la scatola, anche questa conservata abbastanza bene, insomma, per il tempo che ha. Bene, chiudiamo la natura con Marlborough di Dr. Harris, che è un profumo che ha sandalo, eccolo qua. Sandalo, forse anche un po' di agrumi, possibili floreali. Molto intenso, ma la nota del sandalo è veramente preponderante. Eccolo qua, Marlborough, Dr. Harris. Anche questo storico, c'era tantissimo tempo. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e vediamo se riusciamo a fare questa settimana un'altra live, magari sempre con Rocco oppure con qualcun altro, che insomma è stata una bellissima puntata, perché finalmente si va a parlare di cose molto circostanziate e lo si fa con degli esperti che, come Rocco, che conoscono veramente il mondo dei saponi e profumi come nessun altro forse. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buona domenica e naturalmente buona barba a tutti.